Buonasera e ben ritrovati con la nostra pagina sportiva che apriamo parlando del Sassuolo. Ci colleghiamo immediatamente con Gaia Ferri che per noi ha seguito questo pomeriggio l'amichevole che la squadra di Di Francesco ha giocato contro la Primavera Neroverde. Ciao Gaia. Ciao Laura, buon pomeriggio a tutti. Sei molto oscura, se riesci a metterti in favore di luce. Purtroppo la luce è questa, ho cercato, questo è il punto più luminoso. Niente, allora direi di andare anche con le immagini in copertura. E Gaia, un amichevole che da qualche tempo non si vedeva infrasettimanale per il Sassuolo. Sì, esattamente, però da quando è tornato Di Francesco ricominciare questa abitudine che lui aveva, anche se magari non settimanalmente, ma comunque qualche volta aveva già fatto amichevoli con la Primavera, e quindi insomma oggi siamo tornati a questa abitudine. Tra l'altro è stato anche molto carino perché c'era tanto pubblico, insomma tutto molto gioioso, anche se appunto magari quando la squadra non va tanto bene in questo momento sappiamo che insomma deve risalire la classifica, però devo dire che c'è molta serenità, ecco. C'è stata una visita a sorpresa, Patron Squinzi si è presentato al campo quest'oggi. Sì, esatto, oggi era qui al campo, e è stato prima nello spogliatoio con i ragazzi prima della partita, poi si è messo a bordo campo così un po' anche combonato a parlare, a osservare i giocatori che ovviamente oggi hanno dato forse più del solito dato che c'era questa visita. E poi ha potuto assistere anche al primo gol di Zaza, che è stato strepitoso, applaudito, quindi anche una soddisfazione per Simone Zaza, e poi è andato via, insomma evidentemente aveva anche degli impegni, perciò si è trattenuto poco. Gaia, un'infermeria molto piena per mister Di Francesco in vista del match casalingo di domenica contro il Catania. Oggi sono rimasti fermi Puccino e Marrone, peraltro ieri si è infortunato durante lo stage della nazionale di Prandelli, per lui un problema alla caviglia che verrà valutato nelle prossime ore. Ci sono però delle altre assenze. Sì, anche Antei, fermo sempre per un problema alla spalla che insomma, è stato causato durante l'ultima partita a Bologna, e quindi anche lui non si è allenato. E Berardi invece, che è squalificato, ha giocato comunque però insieme alla Primavera, quindi insomma anche per i ragazzi della Primavera deve essere stato bello magari poter giocare con un campione come Berardi. E poi si sono allenati a parte invece Rosi, Manfredini, Floccari, che quindi potrebbe essere in dubbio per domenica, Brighi e Mendes. Anche Ziegler riporta al sito. Anche Ziegler, esattamente, sì, anche Ziegler era assente proprio. Domani allenamento a porte chiuse per proseguire questa preparazione in vista del Catania. Sì, esattamente, Di Francesco solitamente chiude sempre gli allenamenti, è uno che non vuole mai far trapelare le informazioni, anche se da quello che ho visto oggi possiamo pensare forse a un 3-4-3 per domenica. Anche probabilmente causato dai tanti assenti, dovrebbe essere il 3-4-3 la formazione. E oggi tra l'altro volevo solo segnalare che è rientrato Terranova negli ultimi minuti della partita tra gli applausi del pubblico, ovviamente perché insomma era da un po' che non si vedeva in campo e ora ha ricominciato ad allenarsi più o meno col gruppo, anche se temo che fino a fine anno non sarà sempre presente, magari giocherà qualche minuto ogni tanto, ma non potrà sicuramente essere protagonista in questo campionato purtroppo. Mentre invece si è allenato per tutto il primo tempo Masucci, che a questo punto sembrerebbe più o meno recuperato, e lui forse potrebbe essere invece convocabile e anche giocare più minuti della partita, insomma. Manca da dire come è terminata l'amichevole? Esatto, è terminata 4-0 per la prima squadra, ovviamente, con una tripletta di Simone Zaza e un gol di Masucci, appunto. C'era dall'altra parte appunto del campo la Primavera di mister Mandelli, tu l'hai intervistato, quindi andiamo a sentire immediatamente la tua intervista alla mister della Primavera Neroverde, che sabato giocherà a Siena. Un amichevole contro la prima squadra, anche alla presenza di Squinzi, quindi insomma anche per i ragazzi della Primavera, quanto è importante poter giocare davanti al patron. Ma sicuramente è sempre un bel modo per mettersi in mostra, per far vedere insomma, le qualità che hanno, ma per noi è comunque un onore, al di là di oggi che abbiamo giocato davanti appunto al patron, è sempre un onore quello di poter giocare settimanalmente contro la prima squadra, perché per i ragazzi è sempre un test importante, che gli fa capire delle volte quanto possono essere vicini o nello stesso tempo quanto possono essere lontani a raggiungere il loro obiettivo. Appunto, tra l'altro giocando contro una squadra comunque da Serie A, quindi ancora più importante magari per questi ragazzi potersi confrontare con veri campioni.
Sì, assolutamente, proprio anche un modo di poter verificare i propri progressi, le proprie doti e nello stesso tempo anche un modo per poter ammirare così da vicino quello che potrebbe servire per fare il calciatore professionistico in una squadra di Serie A. Oggi tra l'altro Berardi ha giocato con voi dato che è squalificato, quindi saranno contenti anche i ragazzi di poter giocare con lui e comunque magari sa se sono anche amici al di fuori del campo. Sì, assolutamente, ma Domenico è un ragazzo che sta avendo tutto il successo che si merita, però il suo spirito è sempre quello di un ragazzo della primavera e non si mette niente a integrarsi col gruppo, l'ha dimostrato anche durante il campionato che è venuto a fare un paio di partite con noi. Però devo dire che questa sinergia qua è una sinergia che è molto bella, che viene creata proprio anche dal mister Di Francesco, dove anche tutti i ragazzi che vengono chiamati a fare gli allenamenti quotidiani durante la settimana si sentono parte del gruppo. Ecco, parliamo un attimo della partita invece, che segnali ha avuto dalla sua squadra? Abbiamo visto comunque tanti elementi che insomma, si sono difesi bene contro la prima squadra. Ma io non mi aspetto dei segnali particolari quando ci chiamiamo contro la prima squadra, perché il nostro compito è quello di fare da sparring partner, perché in giornate come questa il nostro obiettivo è quello di essere a servizio della prima squadra, perciò è logico che il nostro allenamento oggi non è finalizzato poi all'obiettivo della partita di sabato, però comunque i ragazzi hanno fatto vedere di essere in salute, si sono divertiti e penso che la nota più importante sia quella di aver visto i ragazzi della prima squadra in buona forma. Parlando invece di sabato, ci può anticipare qualcosa sulla vostra partita? Poi la sentiremo anche eventualmente dopo per avere gli aggiornamenti dopo la gara. Sì, in primavera sono tutte partite difficili, noi all'andata abbiamo vinto 4-0 col Siena, che sappiamo che ci aspetta sicuramente una partita dura, ma è bello insomma anche per i ragazzi poter avere ogni settimana una sfida diversa. Torniamo in studio. Sassuolo a Catania di domenica prossima è stata affidata a Valeri. Prosegue intanto la preparazione anche del Modena, che invece avrà due impegni casalinghi. Questo sabato arriva l'Empoli, partita che sarà diretta da Chiffi. Andiamo proprio a fare il punto su come prosegue la preparazione della squadra in Novellino. Arriva un doppio turno casalingo e Novellino dovrà approfittare del primo contro l'Empoli per cercare di mettere in cassaforte punti preziosi in vista del finale di campionato. Per affrontare i toscani, squadra d'alta classifica che sta vivendo un momento di calo fisiologico in Serie B, il mister dovrebbe schierare la formazione tipo con qualche dubbio in attacco. In difesa rientra Marzorati al posto di Gozzi, con Cionek e Zoboli centrali inamovibili, mentre a sinistra ha confermato Garofalo. Centrocampo standard che vedrà nuovamente schierato tra i titolari Molina al posto di Nardini. E insieme a lui, a completare il reparto, ci saranno Bianchi, Dalla Bona al posto dell'acciaccato Salifu e Rizzo. Probabile il rientro anche di Francesco Stanco, che andrebbe a fare coppia con Granoce nel caso in cui Babacar non si riprendesse del tutto dall'influenza che lo ha fermato a inizio settimana. E sempre per il Modena, oggi Riccardo Nardini ha incontrato la stampa. Andiamo a sentirlo ai microfoni di Antonio Montefusco. Sicuramente loro sono, come si dice, la ciliegina sulla torta, però ci sono ottimi giocatori, Rugani, Tonelli, Valdifiori, Moro, Signorelli, insomma, credo Isai, credo che Croce, che magari è squalificato, quindi è un bene anche per noi. Hanno preso Eramo, hanno fatto anche un mercato importante, ci hanno bassi in porta, insomma, li conosco tutti e sono tutti ottimi giocatori, meritano la classifica che hanno, creano una mole di gioco importante e noi dovremmo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci concederanno, che magari non saranno tante, per portare a casa più punti possibile. Beh, sicuramente ora ho visto nell'ultimo mese avremo 3 partite in casa e una fuori, quindi credo che sia da sfruttare questa cosa, però ecco, non deve essere l'obbligo per forza andare in campo per vincere, che magari poi dopo subentrano delle pressioni che non ci competono, insomma. Noi guardiamo l'Empoli, penso che faremo una buona gara, siamo preparati, la stiamo preparando tuttora e saremo pronti per fare una buona partita. Credo che si sia visto, insomma, la giornata scorsa, che hanno vinto tutte quelle sotto, hanno perso un po' quelle sopra, a parte il Palermo che ha giocato lunedì, quindi credo che sia molto equilibrato. Poi soprattutto il girone di ritorno, lo sapete meglio di me, la Serie B cambia molto, insomma, le squadre dopo, quando lottano per retrocedere, portano via punti dappertutto e magari fanno vittorie anche fuori casa inaspettate. Sicuramente fare punti adesso significherebbe mettere
tanti punti per la salvezza. A livello personale, cosa ti aspetti da questo finale di stagione? Beh, credo che insomma già da come era partita sono già molto più contento, quindi mi aspetto solo di allenarmi, cercare di dare una mano ai compagni quando verrò chiamato in causa. Ci sono ragazzi, come ho detto, molto bravi che giocano anche al mio posto, quindi le decisioni stanno solo al mister. Quello che dobbiamo fare noi, tutti e 27 che siamo i giocatori, è farsi trovare pronti quando ci abbiamo l'opportunità. E sarà Rocca a dirigere l'incontro di sabato tra la Cittadella e il Carpi, Cittadella che ovviamente arriva con dei seri problemi di infermeria, ma di tutto questo ci racconta Antonio Montefusco nel presentare il prossimo match. Meglio fuori che in casa, il Carpi ora deve confermare questa inusuale tradizione per una formazione neopromossa in Serie B. Due trasferte con Cittadella e Novara, due passi che possono avvicinare ulteriormente la permanenza in categoria, ma pure tenere in corsa i biancorossi per la zona playoff distante solo i 3 punti. La squadra di Vecchi parte da Cittadella, dove ci sarà ad assorbire le tossine del turno infrasettimanale. Tornano a disposizione Bacogu, Legati e Colombi. Tutti e tre si giocheranno le loro chance di prendersi una maglia da titolare. Non ci saranno per squalifica Fabio Concas e Lorenzo Pasciuti. Il timoniere biancorosso sta pensando a come sostituirli. Le alternative non mancano, le idee saranno più chiare nella rifinitura di venerdì. Intanto Letizia dovrebbe tornare titolare insieme a Legati. Quest'ultimo farà coppia al centro della difesa insieme a Capitan Pesoli. Gagliolo verrà dirottato a sinistra. È un'incognita pure il centrocampo, dove può rientrare Costì. Davanti appare certo una maglia da titolare per Sgrigna. Vecchi sta valutando tutte le possibili situazioni. Non vuole lasciare nulla al caso. Sa di giocarsi una buona fetta di piazzamento finale. Meglio ponderare tutte le scelte, presentando così il miglior Carpi possibile sul campo di un Cittadella che ha tutte le carte in regola per risalire la china, ma dovrà fare i conti con le tante squalifiche di questa settimana. In chiusura c'è un lutto che ha colpito proprio il Carpi Calcio, infatti mancato Franco Monari, che è stato negli anni 90 consigliere e amministratore delegato della società. Ovviamente alla famiglia vanno le nostre condoglianze, questa per noi era la nostra ultima notizia. Io vi ricordo l'appuntamento con Sport Today domani alle ore 19, intanto vi ringrazio per averci seguito.